per le ragazze è la prima vittoria di questa stagione ufficiale e veniamo da un periodo in cui ci sono delle ottime prestazioni, ma purtroppo per un motivo o l'altro non riusciamo a ottenere 3 punti, quindi è un inizio di fiducia importante e penso che sia soltanto un punto di partenza per questo gruppo che ha ampi margini di miglioramento, sta lavorando molto bene e quindi è un giusto premio per quello che hanno fatto finora. Sì, nel secondo tempo siamo riusciti a finalizzare, a essere un po' più precise nell'ultimo passaggio, nelle scelte finali, cosa che abbiamo fatto un po' meno bene nel primo tempo, anche se devo dire che nel primo tempo abbiamo creato tanti presupposti per poter fare delle belle situazioni pericolose, ma noi per scelte sbagliate o errori individuali non abbiamo concretizzato bene. Sicuramente il fatto di essere andati in vantaggio ha sbloccato anche le ragazze, hanno giocato in maniera molto più sciolta, infatti nel secondo tempo, complice anche il fatto che la Torres è un po' calata fisicamente, abbiamo avuto sicuramente molte più occasioni da gol. Squadra ben organizzata, sicuramente ci hanno affrontato consapevoli della nostra forza, quindi sono rimaste un po' più in fase di attesa, ma noi siamo state brave a palleggiare quando era il momento, a cercare di verticalizzare il gioco. E però devo dire un'ottima squadra, anche dai video che avevamo visto, una squadra organizzata e ben messa in campo. Sono sicuramente delle partite importanti a partire dal Pomigliano e poi ci sarà l'inizio del ritorno con Sampdoria e Parma, quindi partite da affrontare nella maniera giusta, cosa che stiamo facendo nelle ultime partite, nelle ultime 4 partite, e quindi l'atteggiamento sarà quello, per noi fondamentale vivere partita per partita e cercando di ottenere il massimo per poter raggiungere il nostro obiettivo alla fine. Guarda, purtroppo per chi rimane ci sarà la possibilità di poter recuperare un po' di energie nervose e mentali, ci sarà da lavorare un po' più nello specifico, nei particolari, dove possiamo migliorare e crescere, ma molte giocatrici sono impegnate con le rispettive nazionali, quindi speriamo che riescano a sfruttare loro questa possibilità di potersi allenare e giocare e non farsi male soprattutto, tornare belle cariche per lo sprint finale. Era importante dal punto di vista morale, e veniamo da un periodo difficile, questa vittoria sicuramente ci aiuterà molto successivamente. È partita abbastanza difficile, infatti non trovavamo spazi, non riuscivamo a concretizzare, poi per fortuna il gol è arrivato e abbiamo giocato come sappiamo, la voglia di vincere, la voglia di fare gol, diciamo che la fine del primo tempo ci ha aiutato molto e per fortuna il mister ci ha aiutato tanto e è andata bene. Diciamo che per me non è stato un momento difficile. Segnare è stata un'emozione forte e spero di farne altre.